a tale quale con Avrai Claudio Baglioni. Avrai sorrisi sul tuo viso come ad agosto grigli e stelle, storie fotografate dentro un albero rilegato in pelle, tuoni di aerei supersonici che fanno alzar la testa, il buio all'alba che si fa d'argento alla finestra. Avrai un telefono vicino che vuol dire già aspettare, schiuma di cavalloni pazzi che si inseguono nel mare e pantaloni bianchi da tirare fuori, che è già estate, un treno per l'America senza fermate. Avrai due lacrime più dolci da seccare, un sole che si uccide e pescatori di telline e neve di montagne e pioggia di colline. Avrai un legnetto di cremino da succhiare, avrai una donna acerba e un giovane dolore, viali di foglie in fiamme ad incendiarti il cuore, avrai una sedia per posarti ore vuote come uova di cioccolato ed un amico che ti avrà deluso. Vieni qua, vieni, vieni, vieni. Guarda, non riesco a interpretare il pensiero della giuria. Li vedo, potrebbero dire benissimo Maglioni. Loretta, iniziamo da te. No. Allora inizio da Christian? No. No, comincio io, dai, va bene, fa niente. Allora, vocalmente impegnativissima la canzone, proprio una roba difficile, eccetera. L'hai fatta molto bene, secondo me eri un po' più roco di quanto sia il nostro Claudio. Ma la canzone, lo so, lo so, lo so, lo so. Però era presa dall'album, non live. Ah. Quindi dal CD. E io so che tu, perché ho letto una tua intervista questa mattina, che guardi tutto, quindi pensavo che avessi guardato anche, cioè, il classico CD che noi ascoltiamo sempre di Claudio. No, ho guardato il filmato del concerto live. Ma è soltanto un fatto non di non somiglianza di voce, leggermente più rock. Solo questo. Un po' più rock, diciamo. Però è una canzone meravigliosa e volevo dire che quasi tutti i nostri cantautori, quando scrivono delle canzoni per i loro figli, sono meravigliose, no? Lo stesso ha fatto Jovanotti, lo stesso ha fatto Claudio. E vabbè, anche Pharrell Williams ha scritto per il figlio Rockets, quindi Rockets Them. Per cui vedi che i figli ispirano. Vedi? Ci sono riuscita. E anch'io ho scritto una canzone per mio figlio. Ah sì? Sì. E come l'hai chiamata? Ninna. Arriva l'uomo nero. Matteo, a chi lo do? Lo daremo l'uomo nero.
Loretta, sì, Loretta. Cristian. Claudio, ci vedremo a Sanremo. Certo. No, il trucco no, il trucco non ci siamo, però la voce, a differenza di lei, la voce era perfetta. Grazie. Enrico, per chiudere. Io prima sbuffavo così, poi perché? Cioè, non so, se te do un voto alto pure stasera, vinci sempre, cioè... È difficile, capito? Però un po' vince tutte le serie. No, scusate, vabbè, ma insomma, un minimo... Anche gli altri sono stati bravi. Comunque adesso per una butad, ecco, per rompere le emozioni, qui ci sarebbe la legge del Baglioni. Aspetta un attimo. No, la legge del Baglioni, no. Ma non voglio rompere l'anima. No, però volevo dire, lui c'ha un bel timbro, veramente. Se non sfondi come cantante... Poi andare alla posta, voglio a timbrare. Accomodati pure, bravo. Grazie. Bravo, bravo. Abbiamo atteso questo.